Ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi, ragazzi, video di appello quasi disperato perché urge, serve un difensore immediatamente. Prima di cominciare, ragazzi, però vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione, qua sotto, tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora, ragazzi, un appello disperato dobbiamo fare alla dirigenza perché. Facendo due conti, facendo un ragionamento, siamo veramente in emergenza dietro. Già è emergenza ora, ma se dovessero capitare pure un paio di cose avverse, saremmo proprio messi male, male, male. Vi spiego brevemente. Allora, Kier, sappiamo, stagione finita e va bene. Il problema di Tomori ieri è stato operato, tempi ufficiali fuori un mese, quindi se ne parla sicuramente dopo la sosta di gennaio. Dopo la sosta di gennaio o l'Inter il 6 febbraio, molto difficile, o Sampdoria, sì, mi pare il 13, o poi c'è il match di Coppa Italia o poi la Salernitana intorno al 20-20 più o meno. Ah, con la Lazio il 16-17, una cosa del genere. Quindi, molto probabilmente recupererà a cavallo di Lazio-Salernitana, della Lazio della partita con Salernitana. Dobbiamo sperare in un mega recupero anticipato che possa rendere disponibile per il derby, però pure per il derby, se recupera, come recupera? Punto primo. Punto secondo, Romagnoli ancora col Covid, va bene, si dovrebbe negativizzare a breve, ma intanto con lo Spezia giocheremo di nuovo con Kalulu Gabbia. E sperando che non succeda, ma se dovesse accadere che Teo prenda una ammonizione ed è diffidato e salterebbe una delle prossime partite, facciamo caso che con lo Spezia va tutto a posto. Se contro la Juve, dove spesso ci sono cose strane, viene ammonito, salta l'Inter. Tomori fuori. Dovremmo giocare con Calabria a destra, Florenzi a sinistra, Romagnoli e Kalulu centrale. Vabbè, quindi, cara dirigenza, qua urge, urge un difensore. Lasciamo perdere il centrocampo al momento, lasciamo perdere la tre quarti, lasciamo perdere pure l'attaccante, ma al momento urge un difensore. E arrivati a questo punto, la soluzione migliore è quella di trovarselo in casa, nel campionato italiano, che magari non ha bisogno di un grandissimo adattamento, non ha bisogno di integrarsi nel calcio italiano, deve solo conoscere i compagni di squadra, solo deve conoscere solo i compagni di squadra. È, diciamo, l'unico processo di ambientamento, però il calcio italiano poi lo conoscerebbe, conoscerebbe il modo di giocare in Italia, i ritmi, quindi partiremmo un attimino avvantaggiati. Facendo dei nomi plausibili in Italia: uno, quello migliore, Bremer. Ci potrebbe essere Milenkovic, però sinceramente grandi, grandi dubbi. Lo vedo un po'. Sì, grandi potenzialità fino a qualche anno fa, però non ha mai fatto il salto di qualità. Sinceramente anche no. L'arrivo di Yoshida, una soluzione tampone, giusto per tampone, per tamponare, che qua è un attimo. Poi, pensando a qualche difensore, non mi viene granché, sinceramente.
Dall'Inter non puoi prendere nessuno. Dalla Juve devi andare a prendere Rugani. Insomma. No. La Roma. L'unico difensore un po' decente è Mancini, ma ti sparano alto. La Lazio, forse Acerbi. Ecco, Acerbi potrebbe essere effettivamente una soluzione, visto che ci sono anche problemi con la tifoseria. Potrebbe essere una soluzione, sì. Sicuramente migliore rispetto sia a Milenkovic che a Yoshida. Sotto a Bremer, ma migliore rispetto agli altri due. L'Atalanta, qualche difensore in più. Ci sarebbe Palomino, se non erro, in scadenza a giugno, potrebbe provare ad anticipare, ma quello è strabituato alla difesa a 3. Non, cioè, prima dell'Atalanta Palomino non era nessuno, e sinceramente metterlo ora in una difesa a 4, a un'età anche abbastanza avanzata, anche no. Poi andiamo a finire tutte squadre. Napoli, pure loro ne hanno dovuto comprare uno, quindi no. Per il resto non mi viene granché altro. Perché pure Sassuolo, Torino, vabbè, Bremer. Non c'è granché altro. Non c'è granché altro. Quindi, signori, mettiamo, anticipiamo i tempi, cacciamo i soldini, assicuriamoci Bremer e con buona pace di tutti quanti, tanto serve un innesto, ora più, forse più che a giugno, che faccio un esempio, se a giugno Romagnoli rinnova e Kier recupera bene dall'infortunio, con Tomori, non dico che non si rende importante l'acquisto di un top difensore, ma sicuramente sarebbe meno prioritario rispetto ad adesso. Quindi, bando alle ciance e concretizziamo questo acquisto, anche perché abbiamo un sogno chiamato scudetto da seguire. Questo è quanto, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto. Ricordatevi gentilmente il like al video, iscrizione, campanellina, tutti i link dei profili social, il sito, il mio profilo Instagram, tutto spettacolare. Stiamo crescendo in una maniera assurda. Vi ricordo, ultima cosa, iscrivetevi e fate iscrivere due persone. Chi lo farà avrà l'opportunità di essere ospite in una nostra live con me, Alfonso, Deborah, il direttore. Bella occasione, ragazzi. Mi raccomando, non ci deludete. Ciao a tutti ragazzi e sempre Forza Milan.